Altri 7 casi a Civitavecchia. È quanto annunciato ieri dalla Regione Lazio, che ha comunicato 52 casi positivi riscontrati nel territorio della ASL Roma 4. 7, come detto, i positivi in città, 4 dei quali sintomatici. Ci sono anche 3 guariti, per cui il numero di positivi allo stato attuale a Civitavecchia è di 75. E l'amministrazione comunale ha voluto dare il buon esempio. Nel pomeriggio di ieri, insieme ad alcuni membri della Giunta e del Consiglio Comunale, gli esponenti della maggioranza si sono sottoposti a vaccinazione antinfluenzale nell'intento di dare alla cittadinanza un messaggio sulle buone prassi da seguire. Un gesto semplice ma di grande efficacia nella tutela della salute, in particolare nelle persone ad alto rischio, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e influenza. La campagna di vaccinazione promossa dalla ASL Roma 4 proseguirà questo weekend in via delle Fosse Ardeatine, presso la palestra Corsini La Rosa dell'ASP Civitavecchia, dalle ore 10 alle ore 18. 9 cittadini hanno vinto la causa contro l'agraria sugli usi civici. Ad annunciarlo è il comitato che da anni sta affrontando la difficile questione che coinvolge tantissimi cittadini di Civitavecchia, i particolari nel servizio. Altri 9 terreni sono liberi dagli usi civici. È quanto emerge dalla sentenza emessa lo scorso 7 ottobre dal giudice del commissariato usi civici del Lazio. La decisione di primo grado, la 43 del 2020, libera quindi dal gravame le proprietà di 9 ricorrenti e giudica infondate le pretese dell'Università Agraria. Si tratta di proprietà situate nella tenuta delle Mortelle, zona della città densamente edificata dove abitano circa 5.000 famiglie, tutte colpite dal vincolo. I documenti ritrovati, affermano dal Comitato Usi Civici, dimostrano che tutta tenuta delle Mortelle, cioè la maggior parte dei terreni rivendicati come demaniali dall'Università Agraria, è libera da ogni vincolo. Si tratta della seconda sentenza favorevole, a pochi mesi dalla prima, nella quale il giudice dichiara che essi, riferendosi ai terreni, sono allodiali di natura privata dal 1827, disciplinati dall'ordinamento civile dello Stato italiano. Con questa sentenza, spiegano dal Comitato Usi Civici, il giudice considera e valida proprio le vendite avvenute nel 1827. Sappiamo che legalmente i terreni liberati sono soltanto quelli dei ricorrenti, affermano, ma essendo i nostri documenti validi e disponibili per tutta tenuta delle Mortelle, chiediamo all'Agraria di procedere immediatamente ad una nuova ricognizione catastale che tenga conto dell'ampia produzione documentale inedita. La documentazione in realtà è disponibile all'Agraria dall'inizio del 2019 e permetterebbe di liberare in breve tempo dalla morsa di vincoli inesistenti e dal costoso stillicidio di innumerevoli cause migliaia di cittadini. Secondo il Comitato, una nuova ricognizione catastale è necessaria dunque, vista anche la sospensiva su tenuta delle Mortelle che la stessa Regione impone con la delibera 476 del 21 luglio 2020 e vista l'opportunità di rivedere la posizione dell'ex mappale 309 alla luce della sentenza di appello del 10 giugno del 1993. Auspichiamo che l'Università Agraria, attaccano dal Comitato, con il suo presidente decaduto De Paulis e i suoi consiglieri decaduti Del Miragni e Crisostomi, abbiano il pudore di non presentarsi con le solite frasi generiche inopportune, soprattutto dopo 2 sentenze sfavorevoli, definendoci comitati di agitatori che usano concetti e parole in libertà e prendano atto finalmente della situazione. Per comprendere i nuovi documenti non serve essere luminari del settore, attaccano ancora dal Comitato, non serve neppure dare ulteriore incarico a monaci, basta leggerli interpretandoli come fatto nelle sentenze e si risparmierebbero le lucrose parcelle che l'ente di Via Baccelli continua ad elargire per cercare di dimostrare l'indimostrabile. C'è molta preoccupazione anche tra i gestori di pub e locali della movida cittadina per le nuove decisioni emanate dal governo Conte nell'ultimo decreto per contrastare il Covid, che prevede la chiusura delle attività a mezzanotte e più rigidità sulle norme per il distanziamento fisico tra le persone. Una scelta che sta creando molti problemi e che potrebbe costare la chiusura a diversi locali, soprattutto se dovessero esserci nuovi provvedimenti ancora più stringenti con serrande abbassate tutto il giorno per frenare la risalita dei contagi. Ascoltiamo cosa ne pensano i titolari di alcuni locali del centro. Siamo in uno dei pub nella movida, diciamo così, del centro di cittadino. Come è stato accolto questo nuovo provvedimento del governo che vi limita un pochino?
Già venivamo da una situazione molto complicata e questa ennesima invenzione da parte del governo, insomma, sicuramente ci metterà, perché è appena iniziato le restrizioni, ma già in 3 giorni abbiamo visto la differenza, ci metterà sicuramente ancora di nuovo a durissima prova dopo aver superato, ecco, per fortuna un'estate dopo 3 mesi di pieno lockdown che ci ha messo in ginocchio, un'estate che è stata dalla nostra per fortuna e ci ha dato una mano a rinsanare un pochettino le nostre casse. È stato fatto un decreto, ce ne sarà stato bisogno? Secondo me no, però non è sicuramente facile adesso. Questo non vi convince in particolar modo? Un pochettino il bombardamento mediatico influisce molto sulle persone. Quello che convince sono i numeri, perché ad oggi dicono i stessi infetti di marzo, ma a marzo c'erano terapie intensive piene, ad oggi da quanto risulta no. Quindi abbiamo sì dei positivi ma asintomatici, quindi vuol dire che non hanno la malattia vera. Per carità, non vogliamo prendere sotto gamba questa malattia, quindi questo virus. E infatti adottiamo e facciamo adottare ai nostri clienti le prevenzioni. Io penso che la nostra centrale, nostra amica qua vicino, faccia molti più danni rispetto al coronavirus ad oggi. Eppure non siamo una città in stato di emergenza, abbiamo vissuto purtroppo con questo handicap da sempre. Bisogna anche mettersi nei panni di chi ancora sta lottando per la sopravvivenza dopo l'ultimo lockdown. E noi ci troviamo, la mia attività si trova qui a Corso Marconi, quindi il fatto già che il blocco del lavoro con i croceristi è pesato il 20% già degli incassi. Subito dopo c'è stata la chiusura, il distanziamento dei tavoli, l'obbligo delle mascherine. Ci sono regole che devono essere rispettate assolutamente per la sopravvivenza di tutti, ma noi cominciamo ad avere serie difficoltà anche perché abbiamo dipendenti e mantenere i posti di lavoro e garantendo uno stipendio al momento non è facile. Notizie delle ultime ore, pare che questo l'aumento dei contagi porterà molto probabilmente a ulteriori restrizioni. E noi da parte nostra cerchiamo in tutti i modi di affrontarla la situazione, cerchiamo di sopravvivere. Ulteriori restrizioni renderebbe ancora più complicato la situazione è già drammatica, anche perché al momento attuale aiuti concreti da parte dello Stato non ce ne sono stati, a parte dei prestiti che potrebbero temporaneamente risolvere la cosa, ma a lungo termine, non conoscendo i termini ovviamente dello stato di crisi, è un rischio troppo elevato andare a prendere in considerazione. Si intitola A ognuno il suo, la nuova composizione di Pasquino. L'anonimo poeta dialettale fa una fotografia dei tempi moderni, nei quali ognuno pensa di poter dire la propria in diversi ambiti della scienza, della politica e della cultura. I problemi di scienza allo scienziato, i problemi di legge all'avvocato. C'è il chirurgo per venire operato, il professore per venire educato, c'è il dentista per dente cariato, c'è l'analista per essere analizzato, c'è il medico se uno si è ammalato e il pilota per essere trasportato. C'è l'estetista per essere migliorato, il gelataro per mangiare gelato, il carzolaro per venire carzato, il controllore per essere controllato, il giornalista per venire informato, il magistrato per essere giudicato, il politico per essere governato. Il mondo ad è così che ha funzionato. Ma quando tutto viene mescolato, ognuno pensa ad essere assai informato, de sape tutto senza aver studiato e senza averne manco faticato, allora ferma tutto. Si è inceppato il cervello dell'uomo che ha pensato che oramai tutto questo è superato, che basta un cellulare accessoriato per averci tutto il mondo intrappolato. E così l'ignorante è uno scienziato, l'analfabeta potrà andarsene nato, ognuno potrà essere giudicato da qualche tribunale improvvisato. E il mondo è così tanto malannato che chiunque può essere nominato pure al vertice più qualificato.
Dopo due settimane torna nuovamente in campo la CSL Soccer per il campionato di promozione. Domani alle 15.30 la squadra di Alessandro Pallassini sarà di scena sul campo della Sorianese. I Leoni sono ancora a caccia della prima vittoria e non sarà facile, anche perché i padroni di casa sono tra le poche ad aver disputato tutte le partite fino a questo momento. Problemi di formazione per il tecnico civitavecchiese, che dovrà fare a meno di diversi giocatori come Galli, Gibaldo, De Logu e Di Marco, con quest'ultimo che sarà fuori almeno fino a marzo per un infortunio al metacarpo della mano. Ascoltiamo l'intervista a Tiziano Cherubini. Tiziano Cherubini torna in campo la CSL Soccer dopo la sosta forzata, si va a giocare sul campo della Sorianese. Come sta questa squadra dopo questi 15 giorni di pausa? Questa squadra poteva stare meglio, nel senso che non ci volevano questi giorni di stop, perché comunque avevamo ripreso a allenarci dopo il lockdown della scorsa primavera e quindi ci stiamo allenando più mentalmente che fisicamente, perché tutte queste situazioni comunque ti fanno allentare un po' la concentrazione e tante cose, quindi sono giorni difficili e dobbiamo comunque essere concentrati per ogni domenica. Un campionato davvero particolare, sono squadre che salteranno tre partite delle prime quattro, sì. Qui è anche difficile capire come stanno gli avversari, qual è la classifica, sì. È tutto molto complicato. Sì, è complicato anche prendere forma per uno, diciamo come me, che rientra dopo tanti infortuni, saltare due o tre domeniche di fila è tosto a prendere condizione, quindi ripeto, bisogna starci bene con la testa. Quindi com'è per te questo ritorno in campo? Una notizia felice dopo tutto quello che hai passato, abbiamo visto anche gli anni scorsi, gli infortuni che hai avuto, per cui un sospiro di sollievo, la speranza che finalmente si possa vedere il sole per te. Sì, personalmente diciamo un periodo felice rispetto a quelli che ho passato e speriamo di continuare così, speriamo di fermarci il meno possibile e basta, speriamo di finire questo campionato nel migliore dei modi. Non si giocherà come previsto la gara di domani del Civitavecchia, valida per la quarta giornata del campionato di eccellenza. I nerazzurri avrebbero dovuto affrontare domani pomeriggio al Tamagnini il V3 Roma Team. Come si ricorderà, il match è stato rinviato già la settimana scorsa a causa di una positività al Covid di un giocatore a cui hanno fatto seguito i tamponi a tutto il gruppo squadra, dai quali sono emersi altri due positivi. Continuate a seguirci sui nostri profili social, alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it.